Ti ricordi l'ultima volta che hai visto mio papà? L'ho visto un momento prima che il frangente ci ribaltasse. Non sapevo come dirlo a un bambino di 4 anni che un'onda anomala aveva rovesciato la barca. Andrea, fai ciao. Si parlava sempre di te, della famiglia, di casa, e era un vero papà, insomma. Aveva voglia di navigare, oltre che di fare progettista e ingegnere. Avevamo esattamente gli stessi obiettivi e per me è stato un incontro in realtà preziosissimo. Era proprio la sua essenza, perché tutto quello che faceva, che era lui, la sua barca, la sua avventura. Aveva questo sorriso smagliante, era pieno di voglia di vivere, pieno di passione. Le barche di una volta erano barche dove ti prendevi gli schiaffi in faccia, stavi fuori, al freddo, all'acqua, alla pioggia. Ricordo perfettamente le vallate di acqua bianca, quest'onda che non finisce più. Era una depressione enorme. Sono stati forse i momenti più difficili della mia vita. Senza il forse. Lo sapevo che quella era una scelta di vita, o la capisci senza tante parole o...